Per l'anno accademico 2011-2012 i termini per le immatricolazioni decorrono dal 1 agosto al 20 settembre 2011. Per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero, una volta eseguito l'accesso al portale dello studente, è possibile, seguendo le apposite istruzioni ed al termine della procedura prevista, stampare la propria domanda di immatricolazione in formato PDF. Per il perfezionamento della procedura di immatricolazione, tale domanda deve essere consegnata entro e non oltre il 20 settembre 2011 agli sportelli delle segreterie studenti con allegata la seguente documentazione. Una ricevuta attestante l'avvenuto versamento di 200 euro sul conto corrente postale numero 11 26 78 61, intestato all'Università degli Studi del Molise. Una ricevuta attestante l'avvenuto versamento di 70 euro sul conto corrente postale numero 67 97 16 30, intestato alla Regione Molise Servizio Tesoreria. Due fotografie formato tessera uguale e recenti, fotocopia di un documento di identità valido e infine una marca da bollo da 14,62 euro. Alla domanda di immatricolazione deve essere allegato anche il modulo con il quale l'interessato dichiara di aver attivato la casella di posta elettronica istituzionale e di accettare di ricevere al suo account istituzionale qualsiasi comunicazione inerente alla propria carriera e proveniente dalle strutture didattiche ed amministrative dell'università. Nel rispetto dei vincoli e dei requisiti dettati dal regolamento tasse e contributi, per l'anno accademico 2011-2012 lo studente può, entro e non oltre il 31 gennaio 2012, autocertificare online il proprio indicatore della situazione economica equivalente ISEE, accedendo al portale dello studente e seguendo le apposite istruzioni. In caso di mancato inserimento di tale dato, la seconda rata verrà calcolata nella misura massima. Entro lo stesso termine 31 gennaio 2012, lo studente deve anche consegnare al settore diritto allo studio, tasse e contributi, la documentazione cartacea attestante il dato ISEE, precedentemente dichiarato quale condizione ultima per l'eventuale ammissione al beneficio dell'esonero parziale. Attenzione però, perché l'immatricolazione all'anno accademico si intende perfezionata soltanto con la consegna della documentazione che precedentemente ho indicato agli sportelli delle segreterie studenti. Per quanto riguarda invece l'immatricolazione ad un corso di studio ad accesso programmato, si deve superare un esame di ammissione e tener conto di scadenze diverse da quelle indicate per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero. Per l'immatricolazione ai corsi di studio a numero programmato, gli interessati devono presentare domanda di ammissione alla relativa prova selettiva, secondo le modalità e i termini resi noti negli appositi bandi affissi all'albo di Ateneo e pubblicati sul sito web dell'Università. Subordinatamente al superamento della prova di ammissione, devono regolarizzare entro i termini di scadenza indicati nel provvedimento di approvazione delle graduatorie degli ammessi la propria posizione amministrativa, secondo la procedura indicata per l'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero. A tutte le matricole auguriamo un buon inizio anno accademico e l'augurio di un percorso universitario piacevole e proficuo.